Siamo al nostro appuntamento annuale. La nostra famiglia, come vedete, è molto cresciuta rispetto allo scorso anno. Siamo felici, siamo molto cresciuta, siamo felici di potervi stare accanto. E questa la cena, dice il nostro parroco, della comunità, dove tutti i fratelli insieme si danno una mano, insieme con il vescovo, il sindaco, le istituzioni, le associazioni che sono presenti, per costruire una realtà migliore e più felice per tutti. E questa serata è stata organizzata per scambiarci gli auguri, per stare in allegria e per stare accanto l'uno accanto all'altro, per costruire rapporti migliori per un futuro migliore. Io vi do innanzitutto la parola al parroco che vi saluta, e lui il presidente è responsabile di tutta questa operazione, e poi c'è il saluto del vescovo e il saluto del sindaco. Buonasera a tutti, io non voglio tediarvi facendovi dei discorsi. Salvatore ha detto molto bene una cosa sulla quale la nostra parrocchia è impegnata in questi anni e nei prossimi anni, ad un lavoro intenso, quello di fare in modo che si passi da una struttura, da una organizzazione a una famiglia, a una comunità. Noi stiamo cercando di fare in modo che la nostra parrocchia diventi veramente una comunità parrocchiale, dove comunità dice rapporti tra le persone, quindi le persone che vengono prima delle strutture, delle leggi, delle norme. E questo è l'impegno che noi ci stiamo mettendo, quindi questa iniziativa rientra in uno sforzo che ha come beneficiari tutti i membri della comunità. E naturalmente una comunità che voglia chiamarsi veramente tale non può essere una comunità chiusa, ma deve essere una comunità dalle porte aperte, una comunità nella quale tutti quelli che entrano possono sentirsi a casa loro. Mi ha sempre impressionato un brano che leggiamo in un libro dell'Antico Testamento a proposito del re Davide, il quale, dopo che conquistò Gerusalemme e la costituì capitale del nuovo regno di Israele che lui aveva costituito, aveva unificato, e pensò di costruire una casa a Dio, un tempio. E il profeta Natan, che Dio gli aveva messo accanto per questo, perché lo consigliasse a nome di Dio, lo incoraggiò in questa idea che gli sembrava un'idea felice. Dio invece in quella notte chiamò Natan e gli disse: vai da Davide e digli: tu costruisci una casa a me, sono io che costruisco una casa a te. E gli spiega poi che cosa vuol dire che Dio costruisce una casa all'uomo. Il peccato ci ha resi, ci ha frantumati, ci ha frammentati, ci ha divisi dentro e ci ha divisi anche nelle relazioni. Dio è importante perché Dio fa di noi una famiglia, perché Dio ci fa superare le divisioni, le contrapposizioni, le differenze. Anzi, le differenze diventano, nella logica dell'amore di Dio, una opportunità, non un ostacolo alla comunione, ma una grande opportunità, perché la differenza diventa ricchezza, ricchezza per un arricchimento reciproco. Allora noi siamo impegnati a lavorare in questo senso, quindi questa iniziativa si colloca dentro questo sforzo che stiamo cercando di fare, perché pensiamo che solo in questo modo possiamo essere, nell'ambiente in cui il Signore ci ha collocati, veramente presenza di Chiesa. La Chiesa si chiama cattolica perché è chiamata ad essere mensa casa, nella quale si raccolgono, si trovano bene tutti coloro che bussano e che possono entrarvi. Allora, buona serata, e colgo l'occasione anche per dirvi già subito buon anno, un anno nuovo che speriamo sia migliore di quello che lasciamo, ma sarà sicuramente migliore se noi ci impegniamo a renderlo migliore. Buona serata a tutti. Una battuta da parte delle nostre due mediatrici culturali sul pensiero che ha detto Don Giuliano. Proprio velocissimo, una battuta soltanto. In inglese prima e in arabo poi. Don Giuliano says that differences must be
our resource for our society. Church is a big family for all of us, and so we must have love. We have to love each other, and so differences must be our resource. Querido Don Giuliano, Anna, Yatta, Fila, Canisa, Canisa Nardo, Kamitla, Usra, Usra Aid al Milad, Usra Nesira, أو مجتمعنا في العاطفة والأنطقة كدفاع الأسرة الناصرة ويوسف نيرا ورسالة هذه مهمة كنيسة مثل أسرتي. Chiudo molto veloce e dico benvenuti a tutti. E siamo in prima del Natale e Gesù è venuto in casa a noi, è diventato un bambino, è diventato membro della famiglia umana per ricompattare la famiglia umana, per ricostruire la casa e dove tutti gli uomini abbiano uno spazio nel cuore di Dio. Ecco, la dignità, il valore. Io lo guardo così questa sera di incontro, è come trovarci dinanzi a lui, un piccolo segno, perché non possiamo risolvere noi i problemi, però un piccolo segno. Sedersi a tavola insieme vuol dire riconoscere la stessa dignità, lo stesso valore e condividere insieme i doni di Dio. Il cibo, che un po' serve alla vita, senza cibo si muore. E questo ciò che noi vogliamo fare stasera. Tanti tanti auguri dal cuore nostro, perché abbiamo celebrato la nascita di Gesù, a ciascuno di voi. E poi ecco questa dimensione molto cara al nostro cuore, e quindi devo dire un grazie a tutte quelle persone che lavorano per accogliermi, per starvi accanto, per ascoltarvi, e lo fanno così, con disinteresse, con piena gratuità. Questi sono i segni veramente di questa presenza di Gesù in mezzo a noi. Quindi voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno servito, che vi accolgono ordinariamente, ogni giorno che voi andate a bussare, quei ragazzi che stanno preparando, i ragazzi, gli scout che ci hanno intrattenuti. Grazie ancora a tutti voi e a tutti. Church of Nardò is very happy to have your presence here at the seminary, and he's proud of all of us because thanks to the volunteers and all the young people and the teenagers that works there to have a dinner together, because the church is this, is to love each other, to stay at the same table, to have dinner all together. And so Jesus Christ is come into the world to take and to give love and peace. مثلاً طفل جديد المسيح يريد الأسقف أن Yashkura, Bieletizam alla Mutaurina, wa fi risala salam, wa fi alla Mutaurina, wa chi huwa Yashkuru, chi المهاجرين والفقراء تضامن وسرور ورسالة السلام أيضاً.
Ringrazio il Vescovo e la Curia per l'invito che hanno rivolto a me e ad altri amministratori comunali ad essere qui questa sera. È con molto piacere che abbiamo accolto questo invito. Non viviamo un momento facile, come ciascuno di noi sa. In ogni famiglia ci sono problemi. Nelle famiglie che prima avevano problemi, oggi ci sono più problemi di prima. Le famiglie che fino a qualche tempo fa non avevano mai avuto problemi di natura economica o finanziaria, ora cominciano ad averne. Attraversiamo un momento sicuramente difficile. Da questo momento difficile dobbiamo uscire tutti, non devono uscire soltanto alcuni. Questo è l'impegno che dobbiamo prendere. Dai momenti difficili dobbiamo uscire tutti. Non è giusto che escano soltanto una parte. E alcuni principi, alcuni valori, di cui poi dirò qualcosa tra qualche istante, devono essere i valori della nostra città, la nostra comunità deve crescere, deve vivere all'insegna di alcuni valori che devono valere per tutti. Il valore della fratellanza, dobbiamo sentirci uniti. Le grandi sfide si vincono se siamo uniti, se non ci sentiamo separati dall'altro. La nostra comunità è una grande comunità di 32.000 persone, con tanti problemi, con tante ambizioni, con tanti obiettivi. Non riuscirà a raggiungerli se questa comunità non si sente unita, senza distinzioni e senza divisioni. L'unità e la fratellanza è essenziale, serve a noi e serve a quelli che verranno dopo di noi nella nostra città. Dobbiamo essere solidari, perché la solidarietà è un valore che serve non soltanto per le persone che ricevono, ma anche per gli altri. Una città solidale è una città che sa guardare al proprio futuro, è una città che sa crescere, è una città che sa pensare anche ai suoi figli, che sa pensare anche a quelli che ancora non ci sono. La solidarietà è un valore importante della nostra città. L'accoglienza è un altro valore che caratterizza la città di Nardò, irrinunciabile per chi ama Nardò e per chi vuole vivere a Nardò. L'accoglienza fa parte del DNA della nostra città. Ecco perché iniziative come questa sono iniziative che per l'amministrazione comunale rappresentano ossigeno di civiltà e di democrazia. Poi per me e per la nostra amministrazione questa è anche l'occasione per ringraziare quello che il mondo del volontariato cattolico fa in questa città, perché fa tantissimo in ogni parrocchia, nelle chiese di periferia, nei luoghi del volontariato che spesso non si vedono, anche nell'impegno di coloro che dedicano ore e ore e ore di preghiera a chi ha meno e a chi più bisogno. Senza questo grande sforzo del mondo cattolico e del volontariato cattolico, la nostra città non avrebbe oggi il volto che ha. E la politica, anche la politica laica, ha il dovere di riconoscere questo dato di fatto. Con queste parole io faccio gli auguri dell'amministrazione comunale a tutti voi, gli auguri alla parrocchia, gli auguri a tutti i responsabili di questa iniziativa, con l'impegno dell'amministrazione comunale di lavorare nella direzione dei principi di cui abbiamo detto anche per l'anno prossimo. Non sarà semplice, ma anche nelle difficoltà si deve trovare la forza e il modo per dare sostegno a chi ha meno, soprattutto ai bambini e ai ragazzi delle famiglie che hanno meno. Devono vivere con la speranza e con la certezza di avere le stesse opportunità di chi è nato in famiglie più ricche.
Dobbiamo trasmettere ai bambini e ai ragazzi questa speranza che è fondamentale perché vengono fuori da sé quello che hanno e perché sono il più grande investimento della nostra città. A questo investimento l'amministrazione comunale, chi come i consiglieri provinciali che sono accanto a me hanno responsabilità politiche, devono dare il loro contributo. Grazie, buon anno a tutti. Says that brotherhood is the most important thing, because in our society, in every kind of, in every sectors, there are so many problems, and problems must be solved through brotherhood. Because thanks to the volunteers, Nardò can be a solidary place for every one of you, immigrants or not, or people, or Italian people, for everyone. Brother is the solution for our problems, because Italy is full of problems, not only for the immigrants or the other sectors, but there are so many problems in every kind of sector. So brotherhood must be the solution, and Nardò is can be a good place for all of us, because the Catholic voluntaries can be a lot of can do a lot of things for all of us. So we must love each other, and so we can go on. We can overcome all difficulties or our problems. Good year. هناك عدد من المشكلات التي قد أصبحت رمز تمحيش عنصرية وفقر. يذكر العميد أن نحن نستقبل المهاجرين الذين يواجهون البحر والفقراء الذين يخاطرون المشكلة الأزمة الاقتصادية. رسالة عميد رسالة مستقبل وتضامن. وإذن آخر أنا آخر وآخر مثلي وأيضا ميلاد سعيد لكم. شكرا. Ho ascoltato con attenzione gli interventi del parroco della cattedrale, di Sua Eccellenza, del sindaco, e credo che già dobbiamo ritenerci fortunati come comunità ad avere queste persone accanto a noi. Però nonostante io purtroppo, come ognuno di voi, ho avuto dei momenti in cui la fede ha dei momenti di incertezza, stasera devo dire che nessuno di noi, il sindaco, Sua Eccellenza, il parroco, io e tutti quanti, potremo fare gran chiesa e nonno con l'augurio di Dio e nella speranza che ci possa veramente seguire in tutte le cose che la nostra mente potrà ideare e immaginare per un futuro migliore. Auguri a tutti.
Scusate, solo un attimo. Prima di iniziare la cena, rivolgiamo la nostra attenzione al Signore, il nostro sguardo al Signore. E vogliamo ringraziarlo per averci fatti incontrare e per questo momento di festa. Buonasera. Signore, non ti fai il segno di croce qua?